Una giovane vita stroncata a soli 22 anni, schianto mortale lungo la strada che dalla frazione di Tudurano conduce a Brindisi. A perdere la vita la 22enne Francesca Brogna. Erano circa le 11.30 quando la giovane stava percorrendo la strada diretta a Brindisi quando ha improvvisamente perso il controllo della Citroen C3 di colore bianco a bordo della quale viaggiava. Ecco, questo è il punto in cui Francesca Brogna ha misteriosamente perso il controllo della sua vettura. L'auto si è infilata tra un ulivo e il guardrail per finire poi la sua corsa dopo una decina di metri. Dopo essere finita nella campagna, la vettura si è ribaltata su se stessa, mentre il corpo della giovane è stato sbalzato ad una decina di metri di distanza dal veicolo. Resta al momento sconosciuto il motivo per cui la ragazza abbia perso il controllo del mezzo. Le condizioni dell'asfalto erano buone. Forse, ma sarà l'esito delle indagini condotte dalla Polizia Municipale di Brindisi a stabilirlo, un animale che ha attraversato la strada, forse l'uso del cellulare in un momento sbagliato. Probabilmente, pare dai primi rilievi svolti, che la 22enne non avesse nemmeno la cintura di sicurezza. La Citroen C3 ha improvvisamente svoltato a sinistra mentre percorreva un rettilineo e dopo una ventina di metri si è infilata tra l'inizio di un tratto di guardrail e l'albero di ulivo. Poi il corpo della giovane è stato sbalzato dall'abitacolo. A determinare il decesso della 22enne è l'urto violentissimo col terreno, forse contro qualche oggetto che ha procurato una profonda ferita al capo. Maggiori spiegazioni arriveranno dopo l'affidamento dell'autopsia del magistrato Raffaele Castro al medico legale. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire lo svolgimento dei rilievi. Tudurano sotto shock, la notizia dell'incidente ha scosso l'intera comunità, tanti gli abitanti della frazione che si sono precipitati sul posto non appena hanno appreso il fatto.